Ultimi istanti per cercare la concentrazione assoluta, per inseguire il sogno di una vita, laurearsi campioni del mondo. Ultimi istanti prima del match, rimanete con noi, non andate via. Pierluigi Pardo e Lele Adani, siamo qui per accompagnarvi nella partita più importante della storia del calcio, nella finale della Coppa del Mondo. Vedremo quale fra le due squadre in campo quest'oggi diventerà la nuova regina del calcio mondiale. Si preannuncia una partita tutta da seguire. Giocare una finale di Coppa del Mondo è un onore e al tempo stesso una responsabilità enorme, Pier. Sapere di avere un intero paese che ti guarda, che fa il tifo per te, che spera in te, può caricarti, ma diciamocelo chiaramente, può metterti addosso una pressione indescrivibile. Personalmente farei volentieri a cambio con loro, ma non credo che accetterebbero. Con l'aiuto della grafica vediamo la formazione di partenza della Francia. In porta Lloris, il campione del mondo. Kanté insieme a Rabiot nel cuore del centrocampo. Davanti Kylian Mbappé, accanto a Benzema. È la partita più attesa degli ultimi 4 anni. È la sfida capace di far palpitare il cuore di milioni di tifosi. È la finale della Coppa del Mondo. E vede impegnata anche la squadra detentrice che vuole confermarsi. Ripetersi nel calcio non è mai facile, figuriamoci in un mondiale. Certo che i campioni per me hanno grosse chance di confermare il proprio status di dominatori del mondo. Diamo un'occhiata alle scelte iniziali del tecnico per questa sfida. Si schierano con 4 difensori, 5 centrocampisti, una sola punta. L'obiettivo è creare densità nel mezzo, in questo 4-5-1. Rinunciano a qualcosa in avanti, almeno sulla carta. Ma i centrocampisti dovranno sacrificarsi a turno per supportare un'unica punta di ruolo. È la Francia a battere il calcio d'inizio. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Occhio Benzema. Decisivo l'intervento del difensore. Palla persa. Occhio a Benzema. Mbappé. Occasione per Mbappé. Ferma tutto e riconquista il pallone. Valverde. Riflettori puntati su Griezmann, un giocatore capace come pochi di illuminarsi nelle gare che contano, Lele, perché è rapido e veloce, è una spina nel fianco costante per la difesa avversaria. Sì, Pier, davvero un brutto cliente. Quando parti diventi imprendibile, le sue accelerazioni, le sue serpentine palla al piede si rivelano spesso letali per la difesa. Benzema. Efficace la copertura della difesa che si salva. Recupera palla intercettando il passaggio. Mbappé va via la marcatura. Ecco Rabiot. L'idea è verticale di Griezmann. Pericolo, palla in gioco. Allontana il pericolo. Risultato che non si sblocca. Protagonista il portiere poco fa, con un intervento d'applausi con cui è negato il gol dell'avversario. Occhio a Benzema. Occhio a Griezmann. Griezmann. Giro palla infinito, ipnotico per far muovere la difesa. Tackle pulito sul pallone.
Suarez. Non forzano la giocata, preferiscono tenere palla in attesa del momento giusto. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Occhio a Benzema. L'appoggia su Griezmann. Griezmann palla al piede. Palla buona per Mbappé. Può andare nello specchio. Super parata di Muslera. Occhio al tiro della bandierina. Senza problemi qui il portiere, sicuro. Suarez. Riceve la palla Lucas Torreira. Suarez. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Palla pericolosa, bravissimo qui. La protegge con il corpo. Occhio al movimento di Benzema. Rabiot si oppone al tiro. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Lottin. Benzema si libera. Parata eccezionale questa. Occhio al corner, ha cercato la rete di testa ma gli è andata male, palla che termina fuori di un soffio. Si era inserito coi tempi giusti, gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Valverde. Valverde. Tocco di ritorno per Suarez. Occasione per passare in vantaggio. Palla in rete, 1-0, si sblocca la finale. Non è mai facile in queste partite, sono tanti i fattori che rischiano di frenare le gambe dei giocatori. Queste sono le immagini dell'azione di poco fa, la difesa guardava, Pier, questa è la verità. Il gol preso è stata la logica conseguenza di una marcatura pigra, per me il tecnico non sarà contento. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Si riprenderà con un fallo laterale. Formazione ospite che fatica a creare gioco, come dimostra anche il dato sul possesso palla. Ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Valverde, superiorisqui! Thank you.
pallone in mezzo. Ed è gol, si portano a più due grazie a questa rete. Finale che resta apertissima, ma questo gol potrebbe essere pesantissimo. Hanno sfruttato questo calcio d'angolo alla perfezione, trovando il gol, come dimostrano le immagini. Suarez, e questo qui è saccato di testa, non lasciando scampo il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ecco Hernandez. Il tocco per Lucas Hernandez. Occhio a Griezmann. Occhio a Benzema. Ottima la lettura da parte del difensore. Palla recuperata, azione interrotta. Mbappé. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Partono in contropiede. Possesso gestito male, buono il recupero. E dopo la fine della prima frazione, dunque 2-0, squadre che tornano negli spogliatoi. Comincia ora il secondo tempo. Taglia fuori sul pressing avversario. Valverde. Riceve palla Lucas Torreira. Nico Lopez. Contrasto pulito, pallone in out. Ronald Araujo. Riceve palla Lucas Torreira. Valverde. Può metterla in mezzo da lì. Entra deciso Suarez e recupera il pallone. Il tocco per Lucas Hernandez. Karim Benzema. Occhio alla ripartenza. Sbaglia qui Benzema. Passò il pallone, spazza via. Lottin. E c'è il gol del meno uno, possono ancora crederci. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Nico Lopez. De La Cruz. Riceve palla Lucas Torreira. Attenzione a Suarez. Suarez, che tuffo nel portiere. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, nulla di fatto qui. È stato fermato dal difensore. Mbappé. Rabiot.
occhio a Benzema, Mbappé, occhio al pallone filtrante. E c'è il gol che riporta il match in equilibrio, finale che ha ancora molto da dire. Le finali sono sempre partite speciali, Pier, ricche di fascino, di emozioni, di pathos. Speriamo di continuare a divertirci come abbiamo fatto fin qui. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Al resto ci ha pensato Mbappé, che ha calciato basso e potente, mettendola là dove il portiere non poteva proprio arrivare. Bella partita, parità assoluta. Riconquistano bene il pallone qui. Il match è godibile, l'importante è cercare di voler vincere e vedi che le squadre continuano ad attaccare, continuano a cercare il gol. È giusto il pareggio, fino a questo momento, Pier, lo vedi nell'equilibrio del possesso palla. La mia sensazione è che il gol però possa arrivare da un momento all'altro. Difese un po' allegre, io ho l'impressione che da qui alla fine qualche sorpresa ci sarà. Possibilità di contravere, attenzione. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Griezmann. Coman. Ecco Mbappé. Coman. Traversone controllato senza problemi. De La Cruz. Occhio a Cavani. Nico Lopez. Cavani. Dice di no con una super parata. Occhio al corner, libera male sul traversone, occhio, vediamo cosa fa ora, restituisce bene il pallone, azione verificata dalla bandierina del guardaviglia. Sì, ha ravvisato una posizione di fuorigioco davvero millimetrica, da qui sembrava buona. Coman, ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Moussa Diaby. Griezmann litiga col pallone e lo perde. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Ronald Araujo. Damian. Nico Lopez. Prova a far salire la squadra. Occhio a Cavani. Posizione ideale. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol. Mettono le mani sulla coppa grazie a questa rete. Che finale, Pier. Emozionante fino all'ultimo. E chissà che non possa riservarci altre emozioni da qui al triplice fischio. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. C'è spazio per andare. Benzema. La gioca Kanté. Intercetta un pallone molto pericoloso.
Valverde. Protegge palla con il corpo. Griezmann. Suggerimento per Mbappé. Attacca la Francia, caccia nel pareggio. Non riesce a tenere in campo il pallone. Efficace qui la marcatura. Il CT francese procede con la sostituzione. Ancora 2 minuti da giocare. L'errore di Cavani che regala palla agli avversari. Occhio Benzema. Rabiot. Può crossarla da lì. Pallone invitante. Suggerimento in area. Benzema. Azione pericolosa, sventata. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Benzema è costretto a ripiegare per ricevere il pallone. Ha evitato un possibile gol. Finisce qui la finale di Coppa del Mondo e ovviamente c'è la delusione degli sconfitti, la gioia sfrenata dei vincitori. Per loro è una felicità incredibile, si scherza, si festeggia, perché l'impresa è stata davvero epica. Vincere una finale regala sempre emozioni indescrivibili, Pierre. La finale di un mondiale, poi, non esiste, credo, gioia più grande. Portare il proprio paese sul tetto del mondo è un onore di cui possono vantarsi ma pochissimi. Inizia la sfilata dei giocatori in attesa di sollevare il trofeo, la coppa più desiderata, quella che ti permette di guardare tutte le altre nazionali dall'alto, da campioni del mondo. Le espressioni sui volti dei giocatori la dicono lunga, Pier. Si ride, ci si abbraccia, si piange. Che atmosfera, eh? Che euforia generale. Coinvolge tutto il pubblico sulle tribune. E questa è la magia della Coppa del Mondo, è il fascino di una competizione che non ha eguali. Giocatori che possono godersi i festeggiamenti con i propri tifosi, avevano questo obiettivo, questa coppa nella testa fin dalla prima partita e sono riusciti, Lele, a portarla a casa. Stadio in festa, il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per questa vittoria, Pier. E tutta la tensione del prepartito è stata spazzata via dal fischio d'inizio e poi la cavalcata fino alla coppa. È arrivato il momento più bello, più atteso, quello delle foto con il trofeo, delle pagliette, dei fuochi d'artificio dopo una stagione lunga e faticosa. Chiusa da vincitori, si portano a casa questo trofeo e adesso è il momento della grande festa.